Ma bella a tutti signori frate, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui in un nuovo video sfogo nel mondo dell'automotive. Bensì, questo video parte da questa notizia qua. Ford annuncia che dal 2023 la Fiesta uscirà di produzione. Perché? Partiamo col dire che cos'è la Fiesta per Ford. La Fiesta per Ford è come a dire la Panda per Fiat, è come a dire la Golf o la Polo per Volkswagen, è come a dire la Peugeot 208 per la Peugeot, è come a dire la Citroen C3 per la Citroen, è come a dire l'Opel Corsa per la Opel. Cioè, praticamente stiamo parlando di un'auto che ha fatto la storia del marchio e quindi una macchina che sono tipo, cioè, voi avete mai immaginato o immaginereste mai che Fiat potrebbe levare la Panda dal mercato? L'ha fatto con la Punto, quindi potrebbe anche benissimo farlo con la Panda. Però dici, cioè, la Panda partiamo dagli anni pre-2000, dove poi c'era quella come a Luca, ad arrivare a quella ora come ha sempre Luca. Luca è un collezionista di Panda, non ve lo sì. dico. E quindi te non penseresti mai a una cosa del genere. In più, Ford con Fiesta non era la classica auto utilitaria, perché Ford ha pure investito sulla Fiesta. Perché comunque, lasciando perdere la versione ST, che è sempre stata la versione top sportiva con un mucchio di cavalli, però andando nel rally, Fiesta fino all'anno scorso è stata la WRC Plus, quindi la serie maggiore dei rally. Anche con le R5, con le Ford Fiesta WRC degli anni 2014-2015, la Ford Fiesta R2, che ha praticamente supportato per un mucchio d'anni, era la macchina per il CR Junior e anche il WRC Junior. Quindi è una macchina che Ford ci ha sempre puntato sopra, ma non solo nelle ultime versioni, pure in quelle precedenti. Da notizia, io apro quattro ruote online e vedo Ford annuncia il ritiro dalla produzione della Fiesta dal 2023. E inizialmente, io avendo letto solo il titolo, pensavo fosse che magari usciva di produzione questa serie perché facevano uscire un restyling, magari cambiavano i fari, cambiavano l'estetica. Invece no, apro la notizia: Fiesta addio al mercato. Ora, vedendo il mercato di oggi, la gente cerca tutte le macchine dello stampo Peugeot 208, Opel Corsa, Ford Fiesta, Volkswagen Polo. Macchine non troppo grandi, però spaziose, non troppo alte, ma neanche sedute per terra, 5 porte con un discreto bagagliaio. Sono le auto che stanno più spopolando nel mercato, insieme ai crossover tipo Puma, tipo 500X, tipo Renault Captur, T-Cross, quei SUV lì. È un po' una cosa che dici, perché? Il perché è facile. Purtroppo, come abbiamo spiegato nel video che trovate qui in alto a destra, il mondo dell'automotive sta deviando verso la frontiera del 100% elettrico, tra cui purtroppo sembra che l'Europa abbia proprio in sti giorni confermato la legge che entro il 2035 le auto termiche falliranno, si venderanno solo auto elettriche ad eccezione di qualche B-Fuel, quindi qualche ibrido da plug-in seria tipo come Toyota, che continuerà a essere sul mercato. Sembra che si parlerà tra le 0 e le 20 o le 0/60 emissioni, quindi praticamente il 90% delle case dovranno da qui a 10 anni rimodernarsi con un completo stravolgimento di gamma. Ford cosa fa? Ford prova a, diciamo, già anticipare il futuro, copiando però una casa, Volkswagen. Bensì pare che Ford abbia rilasciato la dichiarazione che la Fiesta uscirà dal mercato ed entrerà sul mercato una nuova Ford 100% elettrica sul telaio Volkswagen MEB, ovvero il telaio della Volkswagen ID3, ID4, ID5, ID Buzz. Sembra che sarà una vettura del calibro ID3, quindi una vettura abbastanza piccola, anche se mettete a fianco una Volkswagen ID3 e una Ford Fiesta, la ID3 è nettamente più grande. Vedremo quindi se Ford che mezzo andrà a presentare. Abbiamo appunto la certezza che sarà un mezzo 100% elettrico. Quindi ragazzi, queste sono le nostre considerazioni su questo strano annuncio di Ford. Se il video vi è piaciuto, vi invitiamo a lasciare un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale, perché siamo quasi a quota 1000. Detto questo, io vi ricordo di seguirci sulle pagine Facebook, pagine Instagram, pagina Twitch, canale Twitch, TikTok, www.fratamotorclub.it per rimanere sempre aggiornati su quello che succede e partecipare al Fanta Moto GP e Fanta Formula 1. Siamo quasi alla fine, però se volete magari provare per l'anno prossimo avete tempo fino all'ultimo GP. Detto questo, un saluto dal Fanta Moto Club.